Partirei con un uh, giudizio su un uh, evento di questa portata. Straordinario, non c'è un termine che riesce a racchiudere la maestosità di questo evento che non deve essere visto, per come abbiamo già detto in più battute, un po' tutti gli intervenuti, come un evento, ma come un appuntamento che possa essere rivissuto nel tempo. E la maestosità di, di quanto oggi abbiamo scoperto che per tanti anni è rimasto all'oscuro non soltanto ovviamente del nostro territorio metropolitano immagino anche di tutto il Mediterraneo perché di questo stiamo parlando ecco ci deve far capire quale opportunità abbiamo davanti e l'opportunità della Biennale dello Stretto deve essere un'opportunità che non solo deve ricadere per le istituzioni locali, ma deve essere di interesse nazionale. Ecco da qui parte questo messaggio di speranza, un messaggio di speranza per i nostri tanti professionisti che ovviamente ci hanno messo la faccia, per le istituzioni che ovviamente devono fare il massimo affinché possa diventare un appuntamento ripetibile nel tempo e ovviamente noi ce la metteremo tutta è un laboratorio permanente internazionale, 50 architetti italiani e esteri appunto hanno partecipato, ci sono i giovani, ci sono gli artisti, ci sono tanti ingredienti per far sì che questa Biennale dello Stretto sia un evento non verticale, dedicato all'arte, all'architettura, alla musica, ma al territorio prima di tutto e alla responsabilità dell'architettura. È una responsabilità importante proprio per le cose che citava lei poc'anzi. Eh, le tantissime professionalità con a capo Alfonso Femia, eh, con la direzione appunto di Alfonso Femia a capo di tutto questo, è eh, un qualcosa di straordinario proprio in termini di concretezza, di pragmaticità per quello che appunto può restare in questo territorio e se mi permettete anche per quello che può offrire, perché questo può essere veramente un uh, punto d'eccellenza, un attrattore d'eccellenza e diventare anche un punto di incontro per la nostra società. Ecco, se noi riusciamo a caratterizzarlo in questi termini, noi avremo sicuramente vinto la nostra, la nostra sfida e questo deve essere l'obiettivo che deve sinergicamente guidare ognuno di noi. Grazie. Grazie a voi.